Prima di andare a prendere la persona più tamarra dell'intera Lombardia, nonché il sergente Daniel D'Addetta, oggi voglio parlarvi di un incredibile gioco per cellulari che si chiama Dice Dreams, che ha raggiunto la vetta delle classifiche in pochissimo tempo e in tutto il mondo. È un gioco veramente ideale per tutta la famiglia, dai più piccoli ai più grandi come me. Lo potete scaricare ovviamente sia da Google Play e sia dall'App Store. Trovate il link qui sotto in descrizione e anche fissato nel primo commento. I creatori di Dice Dreams sono riusciti a combinare un semplice tabellone dove si lanciano dei dadi con delle vere e proprie costruzioni di edifici e persino delle battaglie contro altri giocatori. Quindi avrete a che fare sia con un gioco molto intuitivo e allo stesso tempo molto sofisticato. Pensate che Dice Dreams è riuscito a creare una vera e propria community. Esistono infatti questi gruppi ufficiali dove i giocatori all'interno di questi gruppi si parlano, si scambiano oggetti, si scambiano consigli. Quindi effettivamente esiste una vera e propria connessione tra utenti che paradossalmente si possono trovare anche l'uno dalla parte opposta del mondo rispetto all'altro. Vi faccio vedere come si gioca. Come vi dicevo, c'è questo tabellone in cui dovrete lanciare i vostri dadi. A seconda di quello che uscirà, c'è bisogno anche di un po' di fortuna, riscuoterete diverse cose. Qui un po' di soldi, ad esempio. Qui ho vinto una carta. Questa carta che cosa mi permette di fare? Adesso vedrete. Di lanciare più volte i dadi e ovviamente di riscuotere tutti i premi. Ho vinto di tutto, il montepremi finale. In questo caso mi è uscita la carta furto. Mi trovo nel regno di un altro utente e adesso dovrò rubargli un po' di soldi. Questi sono tutti i soldi che appartenevano a lui e stanno finendo nelle mie tasche. Gli ho rubato esattamente 56.000 monete. In questo caso, siccome ho finito le monete, devo mettermi a costruire per forza. Vedete? Edificio completato. Attacco! Finalmente posso attaccare un regno nemico, il regno di Martin. Posso decidere dove bombardarlo. Andiamo sul castello principale. Sì! 20.000 monete! Attenzione! Guardate cosa succede. Fionda e bam! Mi ha bloccato perché aveva uno scudo. Martin è molto furbo. Io, come vi ho detto prima, vi lascio qui sotto in descrizione e anche fissato nel primo commento il link per scaricare Dice Dreams. Mi raccomando, fatemi sapere come vi trovate. E ora andiamo a prendere il sergente Nathaniel D'Addetta. Vogliamo iniziare questo video così? Ragazzi, guardate il bonsai di Dadda come è diventato. Cioè, assurdo, eh? Bagnalo, tac. Venuto così. Guarda questo quanto è complicato. Sta morendo questo, sì, infatti. Sì, tranquillo, capi fiori di casa tua. Sì. Verdi. Varrà il braccio più tamarro di tutto il Brasile? Magari andassimo in Brasile. Ma c'è un motivo perché l'ho detto. Sì, ovvio. Ragazzi, oggi vi portiamo nuovamente in un sushi, ma non un sushi banale. Adesso noi andiamo sempre a mangiare con gli altri, a dire la verità. Esatto. Un sushi molto particolare. Si chiama Bomaki. Esiste qui a Milano, a Torino. A Milano ci sono tipo 8 punti di riferimento, 8 ristoranti. Poi c'è a Torino, forse anche a Roma, non lo so. Però è un sushi nippo brasiliano. Ok. Cioè viene è una cucina fusion. Unisce la cucina brasiliana assieme a quella giapponese. Chef Jeremy, se non sbaglio, si chiama chi l'ha creata sta cosa. Infatti il termine Bomaki, sai che mi informo su ste cazzate, significa bom, che vuol dire buono in brasiliano, e maki, che è il classico roll giapponese. Tu sei mai stato? Tu? Io sono già stato, più volte anche, è uno dei miei posti preferiti, mi piace un sacco. Quindi andiamo, come sempre, per la prima volta a far assaggiare a Dadda l'urumacheria Bomaki. Nippo brasiliano, forza vamos, ragazzi, vamos. Andiamo. Noi andremo per comodità semplicemente in Porta Romana, perché Dado semplicemente ha un piccolo attico lì. Sì. Ci siamo dimenticati di specificare una cosa fondamentale. Il sushi in cui andremo non è un sushi you can eat, questo. È un sushi alla carta, quindi si spende. Tanto paga Dadda oggi, sì, che è il suo compleanno. No. Abbiamo parcheggiato, ragazzi, siamo in un laterale di Porta Venezia e il posto è lì. Com'è molto bello all'interno, teoricamente sembra quasi una foresta tropicale, andremo dentro. Abbiamo sbagliato tutto, è questo. Stavo parlando di un altro posto, in realtà è questo. Allora, ci siamo accomodati. Che musica brasiliana. Senti che brasiliana la musica. Questo è il posto, ragazzi, molto bello, vedete? Tutto fatto in questo modo. Tutti più o meno hanno questa fantasia all'interno, però ognuno ha le proprie peculiarità, insomma. Siccome sei già venuto qua e ne hai mangiato più di una volta, ti fidi di me? E sai quali sono i piatti forti, mi fido di te. Ragazzi, è veramente pieno di roba. Qua ci sono i tartare, sashimi carpacci, salgadinos, cucina calda, temaki, omakeria. Questi sono tutti
urumaki, poi ci sono anche quelli speciali. C'è veramente un sacco di roba. Anche la sezione, vedete, tacos e burritos. Quindi veramente nippo brasiliano. Sai cosa? Che ovviamente adesso non faremo. Per godersi al meglio questa esperienza bisogna venire la sera. E qua ti fanno la caipirosca, il passion fruit, tutte quelle cose un po' sudamericane. Come adesso? A pranzo? Ubriaca a pranzo? No. Se vuoi uno lo prendiamo. No. È leggero, eh? No, no. Non è un cocktail. Stai abusando troppo del... Di che cosa? Di questi sgarri per... Dai, prendiamone uno. Ormai la tua forma fisica ha superato la mia. Ma lo stiamo bevendo assieme. Quindi vuoi approfittarne. Dai, prendiamone uno, a parte gli scherzi. Prendine uno. Allora, per chi volesse ci sono anche le cose classiche, ma noi per farvi vedere appunto la mescolanza di culture, prenderemo ad esempio sashimi exotic, che è un sashimi però con la salsa gazpacho al mango. Vedrete, è veramente incredibile. Come uramaki prendiamo un dragon roll messicano, riso, gambero impanato, nachos briciolati, jalapeno, salsa cheddar, molto particolare. Poi prendiamo un astice gratinato al mango, anche questo buonissimo. L'ho mangiato una volta, voglio riassaggiarlo. Proviamo anche un tacos che non li ho mai presi qui. Adesso ne scelgo uno, penso tacos spicy mix, che è col salmone ed è bello piccante. Proviamolo. E aggiungiamo anche un tonno maracuja. Quindi uramaki al tonno, però c'è anche la salsa al maracuja, frutto esotico. Perfetto. Dovremmo esserci, Daniele. Se poi abbiamo ancora fame, prendiamo, perché le quantità di quanto riusciamo a mangiare non ne ho idea. Okay. Intanto ho preso ste robe. Ci siamo, abbiamo ordinato e abbiamo preso una caipirinha al passion fruit e una caipirinha al mango. Ho tutti e due caipirinha. Ah, caipirosca altra. Caipirosca al mango. Saranno incredibili, ci stiamo per ubriacare a mezzogiorno. Abbiamo cambiato solamente il tacos. Abbiamo preso il burritos, che è un po' più grande, sempre però salmon spicy. Altra cosa che non proveremo, ma qui sono veramente buone, sono le cheesecake. Non le proviamo perché già c'è il cocktail, quindi buttiamo via completamente l'addome e non ci presentiamo in spiaggia. Allora, questo è tipo antipasto. So che non ti piacciono le cose crude così, cioè non è che non ti piacciono, no, però di meno rispetto, sì, agli altri. Però questo volevo fartelo assaggiare perché è come fosse condito con una salsa al mango, quindi devi tocciarlo bene il mango. Ovviamente c'è tonno, branzino e salmone, e poi se vuoi utilizzi la salsa di soia. Vai, Daniele. Devo mangiare anche questo però? O lo togliamo? No, quello lo togli, se vuoi mangiare. Vai. Guarda che bel colore che ha il salmone. Vediamo se Dad è bravo con le bacchette. Ma sì, metti tutto, tanto che cazzo te ne frega. Buono, freschissimo. Vero? Beh, ma si vede, è incredibile. Hai provato il branzino? Li sto provando tutti. Con la salsa ci sta, vero? C'è il mango, da quella freschezza incredibile. Cos'è? Io non lo so. Ah, vedi che c'è anche il gambero, non l'avevo visto. Prova tutto. Buoni, eh? Va bene, si sente. Ultimo pezzo per Dadda, tonnata. Tutti freschi buoni? Il tuo preferito qual è? Il gambero te lo lascio a te. Qual è il tuo preferito? Salmone? Devastante il salmone. Però anche questo è buonissimo. Sì? Non so cosa sia. Medusa. Vado, farò finta di non sapere com'è questo piatto. Io lo prendo sempre. Ah, ok. Buonissimo. Buonissimo. Fresco. Non so se mettere la salsa di soia o meno. La metto un po' comunque, anche se no. C'è già la salsa al mango. Senti intanto che musica sotto. Io spero che entri un corpo, un corpo di tavoli a ballare la capoeira. Allora, proviamo questo, Dadda, che mi ha detto che è buono. Non so cosa sia questo, ha una forma anche strana. Non è il salmone questa. Mi è piaciuto più il salmone. Ti ho detto che era buonissimo. Provo il gambero che tu non hai provato. Gambero rosso di Mazara del Vallo. Si sente che è veramente fresco il pesce, eh? Incredibile. Ultimo pezzo, quello che mi piace di meno sicuramente. Tonno. Buono, ma preferisco il salmone rispetto al tonno. Però il piatto... Anche quello bianco, che non sapevamo cos'era. Esatto, è meglio del tonno, anche sì, quello. Buonissimo. Ragazzi, proviamo questo burritos. Fammi vedere dentro com'è. Spettacolo, questo non l'ho mai provato. Però sembra buono. Lo tocci o non lo tocci? Sì, è vero. Vai. Qua siamo proprio a Rio de Janeiro. Occhio che ti sta uscendo tutto sotto. Un voltino di salmone, c'è anche quello con il pollo e robe così. Questo è incredibile. Veramente? Sì. È piccante? Buono buono? Stai muovendo la testa a ritmo di musica, Daniele. Questo qua gli do 9. Adesso vedrai come lo Quindi ho fatto male a non prenderlo mai. Buonissimo, no? Buono.
Faccia bene. Non ho ancora preso. Guarda qua. Mastica bene, c'è anche un po' di tempura dentro. Buonissimo questo. Questo è incredibile. Questo è devastante, perché non l'ho mai preso? Ti riempie, è una roba così. Ma è proprio buono. Però salmone, avocado dentro, guarda qua che cade tutto. Buonissimo. Incredibile. Allora, sono arrivato. Sta facendo effetto, piano piano, ve lo dico. Sono arrivati i pezzi forte. Questo è quello messicano con queste nachos sopra. Questo è tonno maracuja. E questo è quello al astice gratinato al mango. Daniele, Madonna, dacci dentro come un pazzo. Ah, inizi dall'astice? Sì. A te piace proprio il lusso. Eh sì, non sapevo molto fosse astice. Vai. Com'è? Astice gratinato al mango. Buonissimo. Buonissimo? Però non li puccio più perché voglio sentirli. Vuoi sentire l'essenza, bravo. Tu sei proprio un tradizionalista. Questo è anche in bocca sta cosa. È vero, enorme. Madonna. Tonno maracuja questo. Poi mi dici quale preferisci tra tutti, Aspetta, chiudi. Mastica, mi raccomando. Però adesso astice mango. Ah sì? Ci sta. Sono succulenti. Questo faccio così. Sì, bravissimo. Anche un po' di ASMR per il pubblico da casa. Che colpo che hai tirato fuori, vai. Vado. Questo è incredibile. Eh sì. Questo è piccante. È messicano con l'alapegno dentro. Non urlare. Tu stai urlando. Com'è? Buono. Quale preferisci di tutti? Primo astice. Secondo questo. Secondo messicano e terzo tonno. Sì. Ci sta. Buonissimo. Ovviamente io ho preso un po' le cose tra virgolette estreme. Ci sono anche cose un po' più semplici di un po' più semplici di queste. Solo che provarli tutti non mi stai manco ascoltando. No, ho preso le cose più semplici. No, il contrario. O forse provarli tutti poi hai detto, no? Ho detto non ho preso le cose più semplici, ho preso proprio gli estremi. Però per vedere cosa fanno. È impossibile. Provarli tutti è impossibile, ci sono anche cose più semplici, voglio dire. Vediamo. E non mi dico, io sono sicuro di aver provato questi qua, questi messicani. Uh-huh. Gli altri no, secondo me non li ho mai provati. Faccio il colpo che hai fatto tu prima. Questo è buono forte, sì. Si sente un sacco l'astice e il mango non è troppo invadente, quindi secondo me ci sta. Proviamo il tonno. Ho provato tonno anche se di base non prendo mai gli urumaki al tonno, però vediamo. Enorme. Un po' più piatto come gusto. Rispetto di base il tonno. Rispetto a tutte le cose che abbiamo assaggiato qua. Sì, appunto. Forse un po' troppo invadente il maracuja rispetto al tonno che... Boh, non lo so. Non è quello che preferisco, insomma, però buono comunque, dai. Proviamo questo, messicano. Questo è importante, Sì. Quante calorie sono qua? 4.800. Buonissimo, mi piace un sacco, però prima voglio essere anch'io. Astice, vabbè. Noi siamo... amiamo il lusso. Ma che cazzo? Io, come vi ho detto prima, vi lascio qui sotto in descrizione e anche fissato nel primo commento il link per scaricare Dice Dreams. Mi raccomando, fatemi sapere come vi trovate. Ragazzi, io sono pieno, c'ho una bella pancia in questo momento. Sì. È arrivato il momento, sento odore di soldi, Daniele. Non ho proprio di idea, qui anche perché ho letto un piatto. Fatto bene, meglio così, così devi indovinare. Quindi se lo indovini, offri tu. Quanti piatti abbiamo preso? Abbiamo preso 3 piatti di uramaki, tutto, più il salmone all'inizio, quello crudo, i 2 cocktail, l'acqua, il caffè 130. E il burrito. 130-140. 91,50. Bene. Non è male, No. Comunque esci sazio, hai speso 45 euro, un po' più di uno yoken eat, c'è da dire. Se togli il cocktail avresti speso 35 euro. Sì, è vero, 35 euro alla fine, perché abbiamo comunque messo il cocktail. Però magari se uno va a fare questa esperienza la vuole fare completa. Certo, ovvio. Ci sta, ovvio. Secondo me ci sta un sacco. Tutto buono. Buonissimo. Si sente che è di qualità comunque, sì, si sente che è un po' alla carta, diciamo. E basta, Daniele, io ti ringrazio. Grazie a te. Ragazzi, grazie a voi per questa avventura esotica e noi, come sempre, ci vediamo prestissimo con altrettanti contenuti. Adios e hasta luego.